come fermare l'esilio? Come far ritornare gli ebrei alla terra di Israele? Ciò che accadde lì fu operato solo da Amman, laddove il malvagio Amman cominciò a parlare dell'eradicazione degli ebrei. E cosa fece Mordecai in risposta? Cominciò ad unirli. Cominciò ad urlare e a convincerli che se si fossero uniti avrebbero avuto successo, avrebbero vinto. In caso contrario, invece, sarebbero stati sradicati non solo dalla capitale di quel loro regno, il regno di Babilonia, Shoshan, ma da tutti i 127 paesi. Tutti noi, inclusi quelli rimasti, i pochi rimasti nella terra di Israele. E allora gli ebrei si unirono, e questo fu chiamato che iniziarono a combattere Amman. Questa è la nostra guerra. Se ci uniamo, scacciamo tutti i nemici. E questo fermò davvero la guerra, che fu una guerra spirituale, e gli ebrei tornarono dalla Babilonia alla terra di Israele. Ovvero, qui vediamo che realmente che Amman interpretò un ruolo positivo. Gli stessi ebrei non volevano unirsi. Che poi è il motivo principale per il quale andarono in esilio. Certamente. Non avevano la forza di unirsi. Ci è voluta una sorta di stimolo, una qualche ragione per cominciare ad unirsi. In esilio erano come slegati.